Come sempre, il progetto Ferrari nasce un po' dal sogno. Poi si devono fare i conti anche con la realtà. Stiamo parlando di un concetto che è veramente affascinante, perché quello che abbiamo voluto fare, seguendo un po' il desiderio di TK, è stato quello di dar vita a un concetto di sport prototipi, Ferrari sport prototipi moderna. Le Ferrari sport prototipi sono state Ferrari che hanno avuto un ruolo importantissimo nelle competizioni e nelle vittorie della Ferrari, soprattutto negli anni 60. E questo è un tipo di vettura che ha prodotto dei risultati anche a livello estetico veramente eccezionali. Parliamo di macchine come la 330 P3 P4, che tra l'altro è forse la Ferrari che io preferisco in assoluto tra quelle della storia, ed altre bellissime Ferrari come ad esempio la 350 Can-Am oppure la Dino 206 SP. Tutte vetture che sono state di forte ispirazione per noi, ma anche per il cliente. Quindi è stato un modo per rievocare proprio lo spirito così forte, così potente di questo tipo di vetture, ma in chiave moderna. Quindi, diciamo, un progetto peculiare, anche nell'ambito dei progetti one-off, proprio perché questo cimentarci su una vettura da pista, ma dandole nello stesso tempo questa forza, grande forza connotativa che nasce proprio dal nostro patrimonio di Ferrari Sport Prototipi, è stato un qualcosa di veramente entusiasmante, affascinante. È una macchina che ha dei connotati particolari. Ha dato la possibilità a me e al team che ha lavorato su questa vettura di sviscerare alcuni aspetti, anche linguistici, delle Ferrari che hanno connotato particolarmente queste vetture, cioè le sport prototipi. C'è questo aspetto estremamente scultoreo della vettura. Tutto è stato fatto proprio per cercare di dare alla macchina questo aspetto quasi acquattato, non so come dire, quasi di felino pronto allo scatto, no? Quindi c'è questa potenza evocativa, ma anche nello stesso tempo dinamica, che è di forte impatto. La cabina sembra proprio intestarsi all'interno di questi quattro parafanghi possenti, molto presenti. La parte rossa della carrozzeria è stata dato questo compito di essere un oggetto anche molto chiaro, molto puro da un punto di vista formale, molto architettonico. Tutte le parti in carbonio invece hanno il ruolo di assolvere tutte le funzioni tecniche, lo spoiler anteriore, il rock, il diffusore posteriore, che è molto imponente, molto prorompente anche. Il terzo elemento molto forte dell'automobile è questo schermo avvolgente, questo parabrezza fumé, che crea poi un tema particolarissimo nel momento in cui si apre per creare le due tasche laterali per il raffreddamento dell'interruttore. La macchina sembra concepita proprio per composizione di volumi, c'è questo volume anteriore che si stringe, si snellisce, dando questo effetto di vita di Vespa quasi, e si incastra all'interno del carrello posteriore. Per esigenze legate alle corse c'è anche uno spoiler. Lo spoiler si può rimuovere, quindi la macchina è stata pensata anche per essere presentata, per esempio ai concorsi di eleganza, in una veste più pura. Ferrari va sempre avanti.